Ora con il codice promo Underground C potrete avere sullo shop del nostro sponsor Daltenda uno sconto del 10% su tutto il suo negozio online. Un omaggio a tutti i nostri followers e per far crescere il nostro canale. Benvenuti cari amici su Underground C. Questa volta vi presentiamo un ciclo di gameplay dedicato a una carta e a un archetipo piuttosto particolari. La carta è Bola Citadel e l'archetipo si basa sui colori Golgari e tenta di sfruttare al meglio l'abilità Explore di alcune carte che sinergizzano al meglio con questo incantesimo. Come vedete siamo partiti con una mano piuttosto ricca di carte che offrono l'abilità Explore e quindi possiamo cominciare a muoverci e vedere cosa riusciamo a fare. Ecco, il nostro avversario gioca già uno dei nuovi incantesimi delle ley line presenti nel M20, ley line dell'anticipazione nello specifico, e gioca probabilmente colori azzurri. Ah, vedo che stiamo pescando abbastanza bene. In questo momento ci serve prendiamoci un'altra carta per rampare. Quindi il nostro avversario probabilmente usa un Azorius token, boh, non lo so, adesso vedremo. Tanto ci interessa sicuramente giocare a sentiero della scoperta il prima possibile, perché il nostro avversario non ha ancora blu in mano e intanto lo picchiamo con 3 danni. La cosa interessante di questa... Ah, ecco, ci gioca creatura, parerà questa cosa, per fortuna non ce lo uccide, ma va bene così. E adesso, sì, sicuramente questo è un Azorius token, con l'abilità di generare angeli e quant'altro, ma noi diciamo che in questo momento ci interessa, ecco, recuperare il maggior numero di terre possibili. Facciamo crescere le nostre creature. Nessun attaccante, perché tanto in questo momento ci riparerebbe o comunque un danno lo recupererebbe facilmente. Diciamo che il prossimo turno possiamo giocare alla nostra cittadella di Bolas. Auguriamoci che il nostro avversario non abbia counter. No, lui gioca una creatura. Oh. Non c'è problema. Tanto ingrossiamo il board il più possibile. Sì, guadagnare 3 punti vita. Prendiamoci entra tappata. Dobbiamo giocare. Sì, ma il brucante non ci risolve. No, ci risolve il problema. Giochiamo il brucante. Facciamo in modo che... purtroppo continuiamo a pescare terra. Adesso al prossimo turno avremo un po' di cose con cui picchiare il nostro avversario. Oh, perfetto. Possiamo giocare 2 terre. Adesso abbiamo il nostro motore di draw engine. Perfetto. Adesso esploreremo 4 volte. E quindi risaliremo di nuovo la china dei punti vita. Giochiamo di nuovo.
come vedete. Ah, era un errante in campo, ci permette di guadagnare tantissimi punti vita senza che il nostro avversario possa fare qualcosa. Portiamo un'altra creatura. Ma sì, il sussurrante possiamo prenderlo a questo punto, anche perché ne abbiamo pescato un altro. Va bene, peschiamo a terra, perfetto. Ma sì, tanto l'abbiamo ancora. Saliamo il giocatore, ci recuperiamo queste due carte. Direi che possiamo giocare, abbiamo ancora mano a disposizione per giocare un altro esploratore. Come vedete, se il nostro avversario non riesce a counterare, infatti si è arreso alla fine al nostro ciclo perpetuo. Ci si rivede presto qui su Underground Sea, sempre con i nostri gameplay dedicati a Città del Combo. Alla prossima! Questo video è disponibile grazie a daltenda.com, vendita online e distribuzione giochi.